prime battute per la stagione dell'Orienteering dopo Corno alle Scale e le prove sull'Appennino Tosco-Emiliano. È stata la volta dell'importante appuntamento di Coppa del Mondo in Veneto, in Cansiglio e a Cortina d'Ampezzo per la precisione. Ora tocca alla Puglia e dalla terza edizione del Southern Italy Orienteering Festival. Ben trovati ancora una volta dal sottoscritto Gianfranco Menicasa e ben trovato anche a Pietro Illarieti, sempre qui al mio fianco. Bene, ben trovati a tutti. Oggi ci spostiamo in Puglia, si cambia completamente scenario e vediamo qua le gravine. E qua, ecco, entriamo subito in quello che poi è anche il quartiere delle ceramiche, ma scopriamo insieme questa nuova grande tappa dell'Orienteering al Sud Italia. La manifestazione internazionale di corsa orientamento inserita nel programma di Grottaglie 2021 Città Europea dello Sport ed è organizzata dalla FISO, ovviamente la Federazione Italiana Sport Orientamento, col patrocinio ed il sostegno logistico della città di Grottaglie e l'adesione del CONI e del CIP. Alle gare hanno preso parte atleti da tutta Italia, ma anche alcuni atleti da paesi del nord Europa, giusto Pietro? Sì, è così, viene premiata la Sport Leader di Sandro Passante, che è la società del territorio che si appoggia anche in questo caso all'associazione di atletica di Grottaglie per alcuni dettagli, perché per organizzare un evento di questo tipo ci vuole una grande macchina organizzativa. E quindi siamo scesi dal nord, dal Veneto, dalla Coppa del Mondo al sud in Puglia, ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Il benvenuto del territorio a cura del sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. Sì, siamo all'interno di questo straordinario parco, le cave di Fantiano, che ospitano un teatro all'aperto che è sicuramente uno dei parchi più belli della Puglia, in un percorso naturalistico che è veramente eccezionale. Queste occasioni sono veramente importanti per far conoscere il territorio, ma soprattutto per accogliere la nostra città. Ovviamente è la città delle ceramiche, abbiamo un quartiere all'interno del quale sono ubicate 55 botteghe, la più antica tradizione ceramica parte da Grottaglie ed è ancora l'unico quartiere che mantiene la sua attività così come era sin dalle origini. Cristian Bellotto ci presenta questa Middle assolutamente inedita. Sì, abbiamo un terreno veramente particolare, nel senso che ci saranno delle zone velocissime alternate ad altre in cui ci saranno delle roccette quasi labirintiche, perché sono state ottenute negli anni dall'estrazione di roccia e quindi hanno formato proprio dei dedali di roccette dove dovranno fare tecnica veramente fine. Questo era il tracciatore dell'evento, Cristian Bellotto. Prima abbiamo sentito anche il saluto del sindaco di Grottaglie, Ciro Dalò. È tutto pronto dunque, anche se a complicare la vita dello staff coordinato da Sandro Passante, come ricordava Pietro Illarieti, c'è stato anche un incendio che negli scorsi mesi ha distrutto parte della pineta interessata dalle gare. Questo ha richiesto ovviamente uno sforzo extra per adeguare anche le mappe per questa gara. Sì, è così. Purtroppo questo è lo sport che si svolge, purtroppo per fortuna, nella natura. In questo caso la natura è stata violentata da questo incendio che ha distrutto buona parte di quest'area dove erano inizialmente previste le gare, però ovviamente gli organizzatori coordinati da Sandro Passante non si sono persi d'animo, sono intervenuti immediatamente e hanno dovuto riadeguare tutti i percorsi. Qua a parte Alessio Tenani, uno dei favoriti di oggi, hanno dovuto resettare tutto, ripartire, e sicuramente hanno dovuto scegliere una nuova porzione di mappa all'interno di questo bellissimo parco. Però come vedrete sono stati sicuramente all'altezza, grandi scelte, bravissimo tracciatore Bellotto. Abbiamo visto Viola e Giacomo Zagonelli, due gemelli, partire. Francesca Taufer ora in quadrata alla partenza. Il programma pugliese è articolato, no Pietro, su due giornate, con l'apertura dell'evento che è questa, con una gara middle individuale con mappa e bussola alla mano, e poi c'è invece il campionato italiano sprint relay. Sì, è così, sono due gare totalmente differenti. La prima, come vedete, individuale all'interno di questo terreno piuttosto ostico, difficile, attenzione che si mettono i piedi, poi ci sono questi salti. Qua è tutta un'area da cui veniva
fatta dell'estrazione, perché viene estratto il tufo, questo materiale che poi viene utilizzato diciamo così nelle tipiche, alcune tipiche costruzioni pugliesi. E poi, come vedi, sono rimaste queste rovine e gli atleti devono addentrarsi, capire quando il passaggio è adeguato oppure se si stanno non ben orientando. Quindi vediamo qua anche delle difficoltà fisiche importanti, perché come vedi bisogna scendere, fare dei salti, insomma non per tutti, perché quelli più abili scelgono di fare il salto e invece c'è chi sceglie di girare attorno, ma è proprio la tipicità dell'orienteering, c'è chi sceglie la tratta più semplice ma difficile da un punto di vista altimetrico, e c'è chi sceglie di fare magari una tratta più lunga e girare attorno. E qui vediamo le varie scelte nella mappa GPS. Questo è Stefano Raus, Orienteering Pergine, nel percorso ideato e tracciato da Cristian Bellotto. Tra l'altro una bellissima giornata, c'è un sole che splende, tanto caldo, anche col caldo devono fare i conti gli atleti che affrontano questa due giorni a Grottaglie in Puglia per la gran chiusura della stagione 2021 dell'Orienteering. Che stagione è stata, Pietro? Un piccolo bilancio, anche mentre vediamo lo svolgersi di questa middle, di questa prima delle due gare pugliesi. Ma sicuramente è stata una stagione, possiamo dire, ottima per l'Orienteering per tanti motivi. Beh, in primis, che ti sembrerà banale, ma si è gareggiato. Quindi dopo una stagione, quella scorsa, dove abbiamo sofferto, abbiamo avuto rinvii eccetera, quest'anno finalmente siamo tornati sui campi gara. Ad una normalità, mettiamola. Una normalità, così. Sì, che quello che appunto prima davamo per scontato, poi abbiamo capito che tanto scontato non lo era. In secondo luogo poi sono arrivati dei risultati fantastici. Noi abbiamo commentato poco fa il bellissimo terzo posto, ad esempio, in Coppa del Mondo di Riccardo Scaletta. Abbiamo fatto un doveroso tributo a Francesco Mariani, che è diventato campione del mondo, ma poi abbiamo avuto altri giovani che si sono messi in evidenza, come Ilian Angeli, e poi abbiamo avuto Caterina Dallera, tutti giovani che si sono distinti al Mondiale Junior. Quindi diciamo che il futuro è verde per l'orienteering italiano in tutti i sensi. E mi permetto di segnalare poi nella mountain bike l'esplosione della giovanissima Iris Pecorari, che è diventata campionessa europea. A questo punto completiamo dicendo anche nello sci orientamento sempre verde Stefania Corradini, e nel trailo anche lì specialità di precisione, avanzano dei giovani. Abbiamo visto vincere ultimamente Lambertini, che è un giovanissimo della polisportiva Masi. Quindi l'Orienteering che sta dando anche tanti spunti di novità. Non so se è in corso un cambio generazionale vero e proprio, ma questi ragazzi si stanno sgomitando e stanno venendo avanti con prepotenza. Qui invece chi giovane magari non è più, ma è sicuramente esperto, Alessio Tenani, che sta facendo un'ottima prova. Questi comunque sono i suoi terreni, perché quando si parla di tecnica, quando c'è la gara è fisica magari no, ma quando c'è molta tecnica lui è sicuramente un uomo che va sempre tenuto in considerazione. Giacomo Zagonel, che oggi non è all'altezza di Tenani, pare, però seguiamolo e vediamo come va a finire questa prova. Ancora su Giacomo Zagonel, allora Unione Sportiva Primiero, mentre la gemella, la sorella, corre con la polisportiva Masi proprio di Tenani, Andrina Brandi, corsa Orienteering. E qui vediamo ancora questa middle nel pomeriggio. Si è svolta invece anche un'altra gara, quella di Trail O, con gli atleti diversamente abili. Si tratta anche, tra l'altro, dell'unica disciplina in cui atleti cosiddetti normodotati, atleti paralimpici, gareggiano insieme e dalla pari. Anche questo è un bel segnale, anche sì, molto bello, no? Un bel segnale. In questo caso il successo è andato a Marcello Lambertini della polisportiva Masi. Come dicevamo, sono quei giovani che si stanno facendo valere. Venendo invece a oggi, finalmente c'è stato un po' di maltempo nei giorni che hanno preceduto la gara, però invece oggi finalmente il sole della Puglia che accompagna gli atleti, e sempre, io credo che vengano sempre volentieri al Sud Italia a gareggiare, perché poi, come vedi, gli scenari sono sempre unici. Qua una gravina ed ecco anche il presidente Sergio Anesi venuto fino in Puglia per premiare questi atleti e giustamente rendere un doveroso tributo alla società organizzatrice.
E siamo nella zona Rivi, abbiamo visto poco fa anche una scatenata Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, che stava andando davvero molto bene. Tu sottolineavi la performance dell'esperto Alessio Tenani, un po' meno bene Giacomo Zagonel, ma che stava comunque comportandosi alla grande anche lui. Invece al femminile abbiamo visto una Francesca Taufer davvero in grande spolvero, vedremo quindi alla fine. Questo è Roberto Dalla Valle invece, che sta arrivando in questo momento, conclude la sua fatica in questa middle che apre la due giorni pugliese. Sì, non benissimo Roberto Dalla Valle, però è già bello vederlo in corsa, lui che dice che dopo il suo infortunio sta ritornando al top, gli manca ancora un pochino di potenza. Oggi non è stata una questione di potenza, ma probabilmente una questione di precisione, come direbbero gli rentisti, forse oggi non le ha trovate. Damiano Bettega all'arrivo anche lui abbastanza bene, il ragazzo della GS Pavione, Samuele Curzio, che va davanti a Damiano Bettega e poi arrivi al femminile ancora, e la fatica delle atlete, degli atleti. Jessica Lucchetta, allora attenzione, siamo aspettando le migliori anche al femminile e staremo a vedere chi vincerà questa prova. Samuele Tait, Cronlight Orienteering Team 300, gli atleti al via di questa gara organizzata, lo ricordiamo, dalla SD Sport Leader di Sandro Passante, ottimamente supportato da molti volontari e, come ricordava Pietro, dalle associazioni locali. Alessio Tenani, attenzione Pietro. Eccolo che arriva, leggermente claudicante, si è infortunato durante la gara e è lui il primo posto, poi dopo la gara si lascia andare a un'evidente zoppia. Insomma, qualche dolore c'è sicuramente. Attenzione a Giacomo Zagonel che arriva, Tenani ha chiuso in 31 primi e 38. Giacomo Zagonel va a chiudere, il ragazzo dell'Unione Sportiva Primiero, in 31 e 47, sì. Quindi alle spalle, 9 secondi di Alessio Tenani. Più lento, forse ci si aspettava qualcosa di più da Giacomo Zagonel. Terzo posto con 31 e 49 per Michele Caraglio, che nel finale di stagione è uno che trova sempre delle energie extra per andare bene. Andreina Brandi, Anna Caglio, gli arrivi al femminile, Caglio della Polisportiva Besanese, anche per lei chiusura della prova. Attenzione a Francesca Taufer, stavamo dicendo, stava ottimamente conducendo la prova, va a tagliare momentaneamente per prima, 35-39, Viola Zagonella arriva dopo, 37-43, quindi si aggiudica la gara Francesca Taufer, Unione Sportiva Primiero, davanti a Viola Zagonel e terza Erika Ceresa in 38-41. Sì, poi come vedi l'orienteering è comunque lo sport del fair play, c'è grande amicizia tra queste atlete che tra l'altro vengono dalla stessa, diciamo così, valle, perché sono entrambe della Valle di Primiero, pur correndo in gare in società differenti. Qua poi l'inevitabile confronto, qui gli orientisti bramano e vogliono sempre vedere, ma vediamo la classifica: Taufer, Zagonel, Ceresa, e negli uomini invece Tenani, Zagonel e Michele Caraglio. Così questo è l'arrivo, invece questa è la gara di trail orientamento vinta appunto da Marcello Lambertini su Davide Martignago e Damiano Bettega. Queste dunque le classifiche, allora vittoria al maschile per Alessio Tenani in 31-38 Polisportiva Masi davanti a Giacomo Zagonel, 31-47 Unione Sportiva Primiero, e Michele Caraglio 31-49 Agorosso orientamento Sant'Alessandro, e poi tra le donne Francesca Taufer 35-39 Unione Sportiva Primiero, Viola Zagonel 37-43 Polisportiva Masi e Erika Ceresa 38-41 orientamento Como. Qui siamo alle premiazioni. Sì, hai visto, gli atleti vengono premiati con questo, con questa ceramica che è un oggetto tipico appunto qua di Grottaglie. Mi spiegavano che è un oggetto che veniva esposto sulle case, diciamo così, più ricche del paese, un oggetto che porta fortuna, sì, quindi speriamo che porti fortuna anche ai nostri orientisti e a tutto il movimento. Ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti come sempre.
Vincitori oggi qui a Grottaglia, Alessio Tenani e Francesca Taufer. Vittoria con suspense, Alessio. Vittoria con suspense per un infortunio. Più che altro dopo 5-6 minuti di gara ho sentito un problema al muscolo, però era troppo bello questo posto per fermarmi, ho stretto i denti, ho cercato di mettere tutta l'esperienza che potevo. È stata un'emozione molto bella in uno scenario splendido. Francesca Taufer, in Puglia vinci sempre tu. Mi fa bene l'aria pugliese. Volevo finire la stagione bene, devo dire, ci tenevo abbastanza perché sono stati 2 anni molto duri per me, perché ho sempre lottato con degli infortuni e non sono partita bene perché ho continuato a sbagliare i primi punti, poi ho detto no, stai calma, mantieni la concentrazione, e alla fine ho ingranato e dai, è arrivata anche la vittoria. La soddisfazione allora di Francesca Taufer, prima anche di Alessio Tenani, che si sono aggiudicati la prima delle due gare pugliesi, la middle. Allora abbiamo lasciato la prova su media distanza e andiamo a seguire quella del campionato italiano staffette, ma prima ancora la voce dei protagonisti, il tracciatore. Cristian Bellotto ci presenta questa sprint relay cittadina. Sì, oggi siamo nel centro storico di Grottaglie, in un dedalo di stradine veramente labirintico, e gli atleti saranno chiamati ad un lavoro tecnico molto importante ed intenso. Allora, gara anche in questo caso, come avete visto, tracciata sempre da Cristian Bellotto, che ce l'ha spiegata in sintesi questa sprint relay. La situazione è decisamente fluida, anche se la polisportiva Masi sembra avere un margine sugli altri team. In lizza anche Ori Pergine, Gronlate, Primiero, GS Pavione. Il programma di questo fine settimana prevedeva anche Trailo con la prova di Coppa Italia e Preo a Gravina Fantiano in provincia di Taranto. Qui vediamo le fasi prima della partenza. Pietro. Sì, sono sempre, è una fase sempre molto concitata. Qua partono prima le categorie un po' più mature e invece qua vediamo le nostre atlete pronte. Qua c'è la lotta poi per la vittoria assoluta di oggi. Abbiamo visto Nicole Scalet sempre sorridente, al suo fianco Francesca Taufer, questa è Deborah Dalfollo e dietro di lei Pradel, qua Alice Selem, insomma ci sono tutte le ragazze, sono loro che partono per prime. È una gara cittadina dove bisogna stare attenti, diciamo così, alle insidie anche che si possono presentare, a parte nota questo centro caratterizzato da questa pavimentazione che in caso di pioggia può diventare molto scivoloso, e poi attenzione anche perché sul percorso ci sono comunque le persone che la mattina magari si alzano, escono di casa non proprio sveglissime, perché sai, qua è domenica mattina, quindi gli ostacoli imprevisti. Esatto, sono ostacoli imprevisti e sono gli atleti stessi che devono anche sapersi tutelare, devono sempre avere l'attenzione, il livello di attenzione altissimo. Entriamo, questo è Simone Grassi, vedi, è il centro storico, molto molto bello, tutto bianco. Giulia Vedana, Fonzaso, allora diciamo due ragazzi ed una ragazza per questa prova, per questo campionato italiano staffette. Sì, a volte poi la difficoltà per le società magari più piccole è anche riuscire a mettere insieme un numero, il numero, diciamo così, di atleti che però devono essere anche competitivi, ecco, quindi non basta che siano tre, ma devono essere tre forti, e quindi emerge il valore della squadra che viene premiata in questa disciplina. Qua Irene Pozzebon, attenzione, vedi, trova altri concorrenti, trova poi qua attenzione le macchine, poi in questo caso poi più avanti c'era una scena in cui lei deve super dribblare anche delle persone, non era questa comunque. Ecco, queste sono le difficoltà extra di cui parlavamo. Di cui parlavamo poc'anzi. Allora, come dicevi tu, le squadre devono essere ben amalgamate. Alessio Dalfollo intanto in immagine, quindi devono avere un giusto mix. Dicevamo tra i favoriti di giornata l'Orienteering Tarzo con Jessica Lucchetta, Federico Venezian e Alessandro De Noni, e poi c'è anche la formazione del Cronlight Orienteering Team con Deborah Dalfollo, Roberto Dallavalle, Samuele Taite, anche l'Orienteering Pergine con Serena Raus, Luca Libardoni e Pietro Palumbo. Insomma,
sono tanti i pretendenti alla vittoria, pretendenti al titolo italiano di staffetta che si sta svolgendo qui nel cuore, nel centro storico di Grottaglie. Vedete questi continui incroci effettivamente, anche perché prima, come avete visto, sono partite le categorie master, poi i più giovani e poi la gara per il titolo italiano vero e proprio degli atleti in attività anche internazionale, quindi ci sono insomma anche sovrapposizioni. Sì, poi una cosa che bisogna dire, la gara dura attorno ai 42-45 minuti, quindi ogni frazionista corre per circa un quarto d'ora scarso. Qui c'è il cambio, parte Samuele Curzi, una cosa a cui bisogna anche segnalare che in caso di errore da parte di uno dei concorrenti, poi ne risente tutta la squadra. Ad esempio, in caso di mancata punzonatura di uno di loro, la squadra non viene poi classificata. Questo è Giacomo Zagonel, che è un super specialista della sprint, sta andando abbastanza bene. Assolutamente, Giacomo Zagonel in queste prove è sempre da tenere d'occhio. Intanto Irene Pozzebona, polisportiva besanese, l'abbiamo vista anche prima, Anna Cadio, c'è il cambio al volo, no? Per quanto riguarda questa staffetta, e qui siamo col Gronlight Orienteering Team, Roberto Dalla Valle, come dicevamo prima, con Deborah Dalfollo e Samuele Tait, che faranno di tutto ovviamente per aggiudicarsi il titolo italiano in chiusura di stagione. Anche bello avere, no, questa maglia, questo titolo da portarsi appresso poi per tutta la nuova stagione, che deve essere ancora disegnata, deve essere ancora immaginata dalla federazione, ma che lo sarà a breve. Sì, in realtà credo che il calendario sia oramai definito, perché poi le candidature anche per organizzare gli eventi vanno presentate circa un anno prima, quindi tutto definito, dobbiamo solo presentarle, ma è tutto fatto. E sì, diciamo che la stagione 2022 è già delineata, anche gli appuntamenti internazionali. Gli azzurri sono appena stati anche in Danimarca per fare delle gare di World Ranking Event, perché l'anno prossimo i mondiali si svolgono proprio in Danimarca. E questo è sicuramente importante. Ancora una volta il migliore tra i nostri è stato Scalette, che si è ben comportato, quindi come dicevamo anche in apertura di questa nostra sintesi dedicata alla due giorni di gare pugliesi, la stagione della corsa nazionale si chiude praticamente qui. Ricordiamo anche però che non si chiude definitivamente la stagione dell'orienteering, perché il 4 dicembre prossimo a Trento ci saranno le premiazioni per l'Oscar Fiso 2021, e anche un'occasione per riunire tutti gli amanti dello sport del bosco e dello sport con cartina e bussola a Sambapolis, questo posto dove c'è anche uno studentato universitario, c'è un grande teatro dove potranno trovare appunto e trovarsi tutti gli orientisti per chiudere definitivamente la stagione 2021. È così, ti faccio notare che c'è stato il cambio dove la polisportiva Masi e anche Primiero hanno cambiato Curzio e Zagonel, però purtroppo hanno mancato una punzonatura, e quindi loro non lo sanno, hanno cambiato, ma sono fuori gara. Chi è in gara invece è qua il Gronlight, che se la sta giocando con l'orienteering Pergine, quindi è questa la lotta per il vertice. Samuele Tait è un uomo che comunque in città ha fatto benissimo, si è comportato molto bene anche a Belluno, eccolo qua, dove ha vinto il titolo del knockout, e lui è un ragazzo molto scattante, solitamente non sbaglia. Qua è inseguito però da presso da Pietro Palumbo e poi dal ragazzo del Tarzo, e speriamo che questo non gli comporti uno stress e non lo porti a sbagliare. Eccolo qua Palumbo all'inseguimento di Tait. Allora, Orienteering Pergine, Gronlight Orienteering Team e Orienteering Tarzo, mi pare di capire, si stanno giocando il podio. Intanto scontri con un Tait davvero scatenato dopo aver preso il cambio da Roberto Dalla Valle, e ancora il nostro operatore lo ha seguito. Vedete questi passaggi anche con le macchine che stanno uscendo dal centro cittadino, non facile davvero in questa occasione per i ragazzi e le ragazze che affrontano questa staffetta di Strigoi.
districarsi in questi vicoli. Sì, è stato un tight scatenato, veramente ha steso quasi due avversari, è passato tra quell'automobile del muro e subito dietro però c'era Palumbo che lo tallonava e questa cosa potrebbe indurlo all'errore. Ecco, è una specialità dove bisogna prestare grandissima attenzione e bisogna anche dire che siamo in un centro storico e le automobili vanno praticamente a passo d'uomo. Sì, questo è vero, bisogna però sempre stare molto molto attenti. Intanto attenzione al recupero di Pietro Palumbo su Samuele Taito, ormai siamo in zona arrivo. Sì, siamo in zona arrivo, arriva in questo caso Mannocci che però non è qualificato, arrivano gli altri qua, ecco Tait, quindi vince la squadra di Pergine, poi batte appunto il Groenland e poi via via tutti gli altri, terzo posto per il Tarzo. Quindi Pietro Palumbo è riuscito nell'impresa di recuperare su Samuele Tait e sul Groenlight e poi l'Orientering Tarzo in terza posizione, quindi la formazione che conquista il titolo italiano è composta da Serena Raus, Luca Libardoni e Pietro Palumbo ed è l'Orientering Pergine davanti al Groenlight Orienteering Team con Deborah Dal Follo, Roberto Dalla Valle, Samuele Tait e poi terzo l'Orientering Tarzo con Jessica Lucchetta, Federico Venezia e Alessandro De Noni. Questo è il podio del campionato italiano Relay. Sì, sono loro i vincitori e questo qua, dovrei dire che c'è dietro a questo risultato c'è anche il grande lavoro di un allenatore come Stefano Raus che in questi anni sta lavorando sui giovani, si è innalzato, ecco qui la classifica, appunto come abbiamo già detto, Pergine, Groenlight e Tarzo e dicevo di e qua tutte le classifiche poi di questa stagione, quindi con Coppa Viola Italia. Zagonel che vince la Coppa Italia davanti a Kirk Lechner e Taufer, questa è la generale, ai maschi invece Giacomo Zagonel, Alessio Tenani e poi Michele Caraglio. E poi ci sono le classifiche di specialità, la Coppa Italia Bosco vinta da Tenani su Zagonel e Caraglio, mentre al femminile vince Francesca Taufer su Zagonelle e Cristine Kirklechner che non era presente in Puglia. Vediamo invece la versione sprint cittadina, specialista e Viola Zagonel su Kirklechner e Taufer, sono sempre loro che si alternano e al maschile Zagonel, Mannocci e Mattia Scopel, un altro giovane che avanza. Non male la stagione quindi dei gemelli Zagonel, Giacomo e Viola che si sono imposti alla grande nelle varie specialità e anche nella classifica generale di Coppa Italia. Qui siamo proprio alle premiazioni, tanti applausi e questa è la premiazione per quanto riguarda la staffetta con l'Orientering Pergine che va a vincere il titolo nazionale. Li abbiamo ovviamente anche intervistati, poi sentiremo le dichiarazioni dei vincitori e poi via via tutte le altre premiazioni. Pietro, sì, è un Orientering Pergine, una formazione giovanissima e quindi complimenti a loro, il futuro speriamo che sia per loro, insomma. E qui ancora foto di rito si dice in questo caso, ma andiamo a sentire la voce dei protagonisti dell'Orientering Pergine che ha vinto il titolo italiano. Quasi una sorpresa, qui a Grottaglie vince l'Orientering Pergine. Siamo felici di questo bel risultato e abbiamo preparato molto bene questa gara, quindi ringrazio i miei staffettisti e soprattutto il coach Stefano Raus. Ho cercato di mantenere il distacco che mi ha dato Serena col Golden Light e poi sul finale ho un attimo sbagliato e Beto Della Valle mi ha fatto una scelta più corretta, insomma. Però alla fine ho cambiato quasi assieme, ho lasciato fare tutto a Pietro. Ho fatto una gara diciamo all'inseguimento di Samuele Tait, ce l'avevo sempre davanti e poi ho avuto un colpo di fortuna sul finale, lui aveva un punto diverso e ha sbagliato e quindi sono passato davanti io. Sandro Passante, la Puglia ha risposto alla grande a questa chiamata della Fiso. Come sempre, non è la prima volta, speriamo che non sia l'ultima. E abbiamo raccolto i commenti lusinghieri già ieri per la tappa in bosco. Un ringraziamento ai miei collaboratori, alla mia squadra fatta soprattutto di amici,
oltre che di tecnici, e un ringraziamento anche a voi per quello che fate ogni volta in maniera egregia. Si chiude il circuito della Coppa Italia e si chiude anche questo weekend di Orienteering in Puglia. Presidente Anesi, un bilancio. Un bilancio davvero positivo, io sono estremamente contento di come è stata organizzata questa gara e voglio fare i complimenti alla società organizzatrice, alla Puglia in generale, per quello che sa offrire per le nostre gare. Un paesaggio eccezionale, ieri, oggi una cittadina davvero unica, quindi anche per gli orientisti un'opportunità di correre su terreni diversi. Si chiude una stagione che lei ha dichiarato essere comunque di rinascita. Sicuramente, io ho visto il movimento crescere nel corso della stagione, siamo pronti a affrontare un 2022 che ci auguriamo proprio qui in Puglia dovrebbe portare un grandissimo evento. Credo che ogni società dovrebbe avere qualcuno che sappia preparare i ragazzi, perché abbiamo dei ragazzi molto bravi, volontariosi, ma che necessitano alle volte di una guida. E questa guida non la può dare solo la nazionale, la devono dare le società. Io credo che se ci avviamo su questa strada davvero l'Orienteering crescerà ulteriormente. Queste le parole di Sergio Annesi, presidente FISO, è calato il sipario dunque su questa stagione 2021 dell'Orienteering. Grazie Pietro. Grazie a tutti voi e ci vediamo con la premiazione del 4 di dicembre e poi l'anno prossimo. Grazie a Luca Cardin che tante volte ci ha seguito e coadiuvato per quanto riguarda la parte tecnica sempre al nostro fianco. Grazie a voi gentili telespettatori. Rimanete ovviamente con i programmi di Rai Sport. Intanto qui alcuni momenti di questa due giorni molto intensa di gare di orientamento in Puglia, le due gare che hanno chiuso per l'appunto la stagione 2021.